Signore Iddio, perdonate la mia mancanza di rispetto. Mi levo Buongiorno, subito di padre. Torno. Vieni con me. Qualcosa non va? Credi che io sia cieco e sordo, figlio? So tutto della tua scaramuccia con Bieride pazzi di questa notte. Eppure della visita a Cristina. La tua condotta è inaccettabile. Mi ricorda me, quando avevo la tua età. Spero che queste distrazioni non interferiscano col tuo lavoro di oggi. No, padre. Avete la mia parola. Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo de' Medici. Ho bisogno che glieli consegni. Vado subito, padre. Una volta fatto, torna da me. Ezio, ben trovato. Come state? Come sempre. Ho una lettera per Messer Lorenzo. Gliela farò avere quando sarà di ritorno. Di ritorno? Sono andati alla villa di Careggia, ahimè. Non faranno ritorno prima di un giorno, almeno. Riferirò a mio padre. Mi pare di averlo... È qui! Qui trovate solo il non plus ultra dell'arte dei fabbri. Che uomo bizzarro! Guardate che meraviglia queste spigole! È tutto fresco! È tutto buono! Appena pescato, fresco di giornata! Canaglia, ma che avete? Oggi il merluzzo costa la metà! Bravo, datti da fare! Bischero! Ti preoccupi per nulla, Giovanni. Ammirate questi prosciutti! Ah! Salute, figliolo! Ricordi il mio amico Uberto? Buongiorno, gonfaloniere Alberti. Buongiorno a te, giovanotto. Hai consegnato il messaggio? Sì, padre, ma pare che Lorenzo sia fuori città. Questo non l'avevo previsto. Che cosa importa? Dovrai solo aspettare un paio di giorni. Ascolta, tua madre e tua sorella ti stavano cercando. Avrò ancora bisogno di te più tardi, ma per adesso vedi se puoi aiutare loro. Siete sicuro? Sì, ora, se vuoi scusarci... È stato un piacere, Ezio.